Ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e bentornati su House Flipper. Allora, ragazzioni miei, finalmente, l'ultima volta avevamo fatto un bel lavoretto e poi, guardate un po' il nostro soggiorno, come è venuto bene. Allora, ho trovato, ragazzi, intanto ho fatto una cosa, adesso vi farò vedere, un colore per la cucina, non è bellissimo, vi dico la verità, però io direi di farne un altro. Questo color qui, e vi faccio vedere una cosa solo, voglio provare a vedere se è il verde, esatto, sì, è quel verde lì. Vi dico però la verità, ragazzi, verde così e questo verde qua a me non piace tantissimo, quindi io direi anche di fare non in bianco, però magari anche questo, ragazzi, proviamo ad andare a vedere un attimo nebbia rosa e ho provato. Ok, vediamo com'è. Vabbè, però nella cucina, ragazzi, no, io pensavo fosse più chiaro. No, ragazzi, non niente. Allora, io direi adesso di fare una bella cosa. Tiriamo via questo e andiamo a vedere di fare un'altra cosa. Allora, intanto vi faccio vedere qua il bagno, ho spostato tutto e ragazzi ho fatto questo, che adesso andiamo a fare una cosa del genere. Intanto chiudiamo qua porte, andiamo a cercare le porte che dicevo io ed eccole qui, ragazzi. Così. E le mettiamo una qua e andiamo a prenderne un'altra da mettere qua. E ragazzi, abbiamo fatto il nostro armadio. Guardate un po', avete visto? Un armadio qua e un armadio di là per quanto riguarda l'uomo e la donna. Ok, sono separati da comunque da una paretina qua, vedete? E ho fatto questa cosa. Ok, così abbiamo la camera da letto e non abbiamo più quella cazzo di quadrata di bucolo quadrato lì. Ok, per quanto riguarda il bagno, sarebbe poi da prepararlo, mettergli giù la roba, la porta. Per quanto riguarda il colore del corridoio, ragazzi, io pensavo un colore così, che secondo me va bene. E questo io andrò poi a farlo, ragazzi, andrò poi a pitturarlo perché off camera è meglio. Per quanto riguarda la cucina, lì non lo so. Allora, intanto, ragazzi, io direi di fare una cosa. Andiamo a farci un altro di questi compiti qua, e abbiamo una o due case, abbiamo o questa, ragazzi, di casa. Io direi di provare ad accettare questa bella roba. Vediamo un attimino com'è. Dopodiché, ragazzi, vediamo un pochettino. Allora, questo abbiamo un budget molto basso, comunque abbiamo 5.400 euro. Vediamo un attimino. Intanto, prima di tutto, dobbiamo
se io prendessi questo. Ok, vai a posto. Dobbiamo andare a vedere, ecco qua c'è dell'altra immondizia, andiamo a prenderla. E voilà. Adesso io direi ragazzi di entrare in casa. Prima di tutto dobbiamo entrare in casa e vediamo un attimo di togliere questa roba. Allora, ok, qua ci siamo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a scegliere qua. Allora, mobili in pelle sono pure eleganti, teniamoli completamente in stanza con mobili dallo stile simile. Materiali e accessori più moderni. Io stavolta, ragazzi, andrei su quello che dice lui. Quindi una cosa che dovremmo allora, rimuovi rifiuti 91 e i rifiuti dove stanno? Ah, ok. Ok, elimino oggetto, poltrona, intanto andiamo con questo, e il divano in pelle, poi... Ok, ci siamo, anche il tavolino no, vero? Esatto. La cucina no, ok, perfetto. Andiamo a vedere un attimino adesso cosa. Vabbè, dobbiamo dipingere, prima di tutto dobbiamo dipingere. Allora, io direi, ragazzi, di prendere una di queste e la mettiamo, mettiamola qui, così dipingiamo tutto. Perché almeno la cucina dobbiamo dipingere, sì, tutto grigio, quindi camera da letto, ok, io direi ragazzi di dipingere tutto e ci vediamo dopo ragazzi. Allora ragazzi, rieccoci finalmente, ho ancora sto pezzettino e ho finito finalmente di pitturare tutto ragazzi qua. Mannaggia lo Splugo Service, mi ci è andata una vita, quindi andiamo a prendere il nostro marchingegno e vendiamo. Allora adesso dobbiamo mettere le piastrelle. Allora le piastrelle abbiamo da mettere questo, quindi questo qua, che ragazzi dobbiamo andare a metterlo proprio da qua, mannaggia la miseria, ok, quindi andiamo a prendere da qua e facciamo in questa maniera e andiamo ok e fino qua andiamo fino in fondo e voilà. E ragazzi abbiamo messo il pavimento, mazza che roba. Ok, quindi pavimenti, piastrelle. Allora dobbiamo mettere 15 piastrelle.
Allora, 15 piastrelle, ragazzi, dobbiamo andare a prendere queste piastrelle qua, ma le teniamo, anzi, mettiamole bianche. Ma no, teniamole così, fanno schifo al popolo, ma va bene lo stesso. Allora, io direi, ragazzi, di fare una cosa. 15 piastrelle, io credo che qua sono una quindicina, eh. Quindi andiamo a metterne una. Sì, vabbè, adesso andiamo a prenderne un altro. Cioè, non è possibile, cazzo. Facciamo così e ragazzi ci siamo. Vi dico la verità, tutto grigio così mi fa veramente schifo il popolo, eh. Ma veramente schifo. Allora, adesso dobbiamo andare a mettere tutta questa roba. Andiamo a prendere un tavolo da pranzo. A questo punto lo mettiamo così e lo mettiamo un attimino che vado per indietro, se no non vediamo. Mettiamolo anche qua così. Fatemi vedere, sì, può andare bene. Sì, tavolo da pranzo secondo me va bene così. Poi andiamo a prendere un divano di questo qua e vediamo un attimino come possiamo metterlo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare a spostare questo e ragazzi io direi di metterlo di qua, però da questa parte allora mettiamolo così. E questo tavolino, ragazzi, lo mettiamo qua nell'angolino. Mettiamolo così. Allora, adesso per fare una bella cosa dobbiamo prendere questo divano. E ragazzi, io direi di metterlo più o meno. Andiamo a vedere. Sì, io direi che più o meno in questa maniera ci sta bene. Sì. Più o meno può andare bene. Andiamo a vedere cos'altro c'è. Allora, abbiamo delle sedie. Ok, lasciamole così, tanto ho visto che fanno schifo queste sedie. Molto bene, andiamo di qua. Prendiamo altre sedie. E voilà, perfetto, adesso abbiamo da mettere questa libreria. Allora, io direi ragazzi di mettere una libreria, metterla magari giù da ste parti, volendo, a parte che dobbiamo girarla in questa maniera, anche così va bene, che è tutto grigio però, mamma mia. Che gusti ragazzi schifosi proprio.
Un'altra libreria, io direi di metterla magari anche qua, va bene. Abbiamo il tavolino, così, e lo mettiamo praticamente qua. Ok, poi loro se lo sposteranno come c'hanno voglia. Allora, questo cos'è? Tappeto colorato. Possiamo metterlo così e a questo punto, visto che il pavimento è un rossiccio, proviamo a metterlo di sto colore qua. Ragazzi, fa schifo, fa veramente schifo. Mettilo qua, tanto ho già visto che hanno dei gusti questi qui che fanno schifo al popolo. Allora, andiamo a metterlo qua. Così mi sembra girato giusto. Poi andiamo a vedere cos'altro c'è, ci deve essere un altro quadro, se non sbaglio. Esatto, sempre più o meno di questa grandezza. E, no, mettiamolo di qua, guardate. E poi abbiamo due tappeti, allora, da mettere. Uno lo mettiamo qua. Allora, questo, ragazzi, io lo sposto e lo metto, guardate, lo metto qui. Io mettiamolo qua. E l'altro tappeto, ragazzi, lo mettiamo qua. Lo mettiamo però stavolta, lo mettiamo, ok, un rosso. No, 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 no. Un rosso non va bene. E niente, teniamolo verde anche questo. E lo giriamo così e lo mettiamo qua, così almeno sono tranquilli. Molto bene, qua il soggiorno è a posto. Adesso dobbiamo andare a vedere il bagno. Nel bagno abbiamo qualcosa? Non c'è niente. Dobbiamo andare a vedere la camera da letto. Andiamo a vedere un attimo questo cos'è. Allora, qua ci siamo. E qua c'è la camera da letto. Allora, camera da letto, qua cosa c'è? Camera da letto, ma questo c'ha già il letto, mannaggia il culo. Allora, scusa, allora. Allora, ok, lo devo eliminare. Ci siamo, quindi posizioniamo il letto e il letto, io direi, ragazzi, di tenerlo così, va bene. E lo rimettiamo. Non si vede un cazzo.
Ok, e poi abbiamo da mettere, ragazzi, le tende. Abbiamo una tenda così. Io direi di andare a puntare su delle tende, magari un colore del genere. Ok. Perfetto. E le tende ci siamo. Abbiamo da mettere adesso delle altre tende qua. Sempre una roba del genere. Ok, acquista. Ah, ma vaffanculo. Niente, allora facciamo così. Ok, andiamo a vedere se ste cazzo di tende possono andar bene. Vediamo, adesso sì. Ok, una, tre e quattro. E le tende sono a posto. Ok, e qua ci siamo, molto bene. Giusto, andiamo a vedere e siamo a posto. Questa qua. Scusa un attimo, ma le finestre sono due. Ok, finestre sono due perché le tende erano. Boh, vabbè. Ragazzi, l'altra non la mettiamo, finita lì. Allora, andiamo qua e qua ci. Allora, manate. Una storia, questa è il lampadario. Scambiamoli con qualcosa di più piccolo e troppo grande per lo spazio disponibile. Sì, in effetti, ragazzi, io andrei per questo perché comunque. Allora, elimina scrivania e la sedia teniamo quella lì. Ok, allora adesso andiamo a vedere cosa dobbiamo fare. Ah, mettere solo una scrivania. Allora andiamo a vedere di mettere una scrivania di questo colore magari. No, andiamo qua. E l'andiamo a mettere magari di questo colore. Ok, vediamo. Allora. A parte che anche in questa maniera, secondo me, andrebbe bene. Quindi fatta girare così, la mettiamo qua, così la sedia la spostiamo e la mettiamo qua, perfetto. Là c'è il tutto l'ambaradan, mettiamo una lampada e la mettiamo. Così, e poi abbiamo da mettere
un tappeto qua, sì, anche volendo, però magari una roba così, perché lo teniamo così. E dovremmo essere a posto anche a questo. Ok, adesso dobbiamo andare a vedere. Allora, qui cosa abbiamo da mettere? Ok, allora ragazzi, ho scoperto un seminterrato. Ho scoperto un seminterrato che ha l'anima degli porcelli, ragazzi. C'è un fracco di roba. Allora, rimuovi i rifiuti. Andiamo a prendere questo. Ah, ok, eccoli qua. Ok, allora, eliminiamo credenza. Ok, poi scaffale da parete. Ok, adesso dobbiamo, ragazzi, posizionare. Allora, questo è il... Allora, il laminato bianco qua, che non ho capito perché il laminato bianco, ma va bene. A me non è che piaccia un'esagerazione, cioè qua. Qua, proprio nella... vabbè, il seminterrato, ok. Abbiamo... Andiamo a prendere il lampadario, lo teniamo così com'è, o color oro, e andiamo a metterlo più o meno nel centro, così, perfetto. Adesso abbiamo un tavolo da biliardo, e io ragazzi il tavolo da biliardo lo metterei proprio più o meno qua così al centro. Ok, e in più abbiamo un tavolo da calcetto o cosiddetto calcio balilla. Allora, no, così grigio, no, colore. Sì, così può essere carino. Allora, così può essere carino e io direi, ragazzi, di andare a metterlo qua. Perfetto. Ragazzi, noi abbiamo completato tutto molto bene, anche se fa un po' schifo lo popolo. Intanto, aspetta, eliminiamo anche questo. Ah, lo vuoi tenere? Beh, va bene, non è un problema. Molto bene. Ragazzi, abbiamo completato tutto, quindi possiamo fare in questa maniera e voilà! E ragazzi, siamo a posto. Perfetto. Allora, ho visto ragazzi che c'è poca partecipazione in questi giorni, non ho capito per che motivo. Io sto cercando di portarvi anche Raft, anche se Raft ha un po' di cioè non problemi, però nel senso non hanno ancora finito gli aggiornamenti. Mi sto portando alcune cose che non avevamo fatto,
voglio portarvene altre per adesso, finché ho sentito che dovrebbero poi tra qualche tempo rilasciare delle nuove cose nelle nuove destinazioni, però ragazzi non so ancora nulla. Ok? Allora ragazzi, rieccoci qua, mi è andato in panne tutto l'ambaradan, vi chiedo scusa. Allora io direi ragazzi che mi porterò avanti un po' con il tutto e poi arrederemo insieme pian piano, ci prenderemo una stanza e la inizieremo ad arredare, ok? Io per adesso vi saluto qua, qua invece un colore che ci può star bene per una camera da letto ragazzi è un colore un po' particolare. Pareti, pitture, andiamo a vedere. Ci starebbe anche un colore un po' fortino, tipo ad esempio, no, lampone, no, però magari ad esempio anche questo, lavanda seducente. Io credo che questo potrebbe essere il colore della, della camera da letto, eh. Aggiudicato, ci sta, perfetto. Io direi che questo può andar bene. Colore lavanda seducente. E allora, no, ragazzi, sta meglio il rosa. Sta molto meglio quel rosa lì per la cucina, quindi tiriamo via il blu e gli darò il rosa e faremo la cucina. Ok? Io pitturerò, intanto queste le possiamo togliere perché non ci servono più. Perché qua il soggiorno l'avevo fatto ed è veramente a posto. Pitturerò sia questa che la camera da letto e poi dopodiché, ragazzi, andremo ad arredare assieme. Ok? Molto bene, io ragazzi vi saluto qua. Come sempre mi raccomando, tanti bei like, condividete, aiutatemi a portare avanti sia queste serie che questo canale, vi prego per favore, ragazzi. Ok? E niente, vi porterò tante altre belle cose. Adesso sto valutando qualche altro bel giochetto, poi vediamo. Ok? Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo gameplay.